Buonasera, benvenuti all'appuntamento settimanale con la comunicazione economica proposta da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Rete 8. Nella puntata odierna trattiamo un tema al quale si dà non sempre sufficiente importanza. Parliamo di welfare aziendale, vale a dire dell'ecosistema di lavoro come un valore aggiunto, genera ricchezza, ma non solo in termini economici, ma anche in termini etici e sociali. Ne parliamo con i nostri ospiti, tutti questa volta in collegamento, per capire esattamente come raggiungere questo obiettivo di migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro e quindi il benessere dei dipendenti e dell'organizzazione, e quindi di riflesso. Quindi passo a presentarvi in collegamento Pierangelo Albini, che è direttore area lavoro, welfare, capitale e umano di Confindustria. Buonasera. Buonasera. Ancora abbiamo Paolo Barbieri, founder e chief executive officer di Welfare for You. Buonasera. E l'altra ospite è Lucia Simonato, risorse umane WURT. Buonasera a lei. Buonasera. Perfetto, questi sono i nostri ospiti, quindi possiamo entrare subito nel vivo della nostra trasmissione, ovviamente cercando di capire meglio che cosa si intende quando facciamo riferimento a welfare aziendale, quali sono i parametri coinvolti in questa definizione e ovviamente anche quali sono poi gli sviluppi di questo tema. Lo facciamo ovviamente insieme al direttore Pierangelo Albini, che ci parlerà anche dei vantaggi del welfare aziendale. A lei. Ma intanto il welfare aziendale è un di cui del welfare state. Il welfare state è un elemento che connota la democrazia italiana, come la democrazia italiana, il welfare rappresenta uno degli elementi caratteristici del nostro modo di intendere il lavoro e la comunità che produce ricchezza. È una peculiarità che c'è in Europa, di cui magari noi molto spesso perdiamo un po' il senso delle radici, di questa cosa, no? È un'idea, che, diciamo, connota un po' anche il nostro modo di intendere l'economia, le imprese, no? La ricchezza, no, che produce l'impresa non va solo a vantaggio, diciamo così, dei produttori del capitale, ma deve andare a vantaggio dell'intera comunità. E in qualche modo, quindi, la prima comunità che deve beneficiare di ciò che si produce, di ciò che si genera in termini di ricchezza, è la comunità aziendale. In questo senso, come dire, avere attenzione alle persone oggi è diventato un elemento centrale, e sviluppare dentro la relazione che si sviluppa nei luoghi di lavoro anche questo welfare contrattuale è un modo di rendere tangibile questo valore che è un valore identitario, come dicevo. Questa cosa produce dei vantaggi, tanto per essere estremamente sintetico nella risposta. Produce dei vantaggi intanto nella relazione che c'è nei luoghi di lavoro. Lo vediamo perché se andiamo a misurare questo tipo di fenomeno e vediamo come si muove la relazione sindacale, la contrattazione collettiva, vediamo che ormai ci sono circa 16.000 accordi fatti in Italia nelle aziende che riguardano il cosiddetto welfare contrattuale, che ormai tocca quasi 5 milioni di lavoratori. E questo significa avere indirizzato le relazioni sindacali a prestare grande attenzione a quelle che sono le questioni del lavoro, dei problemi che le persone possono avere, e quindi a costruire dei sistemi di welfare, delle modalità di protezione del lavoratore, di integrazione di quelli che sono i bisogni delle persone, calibrate su quelle che sono le esigenze delle persone che lavorano. La prima questione. La seconda questione è sicuramente quella
che rende consapevoli del fatto che noi stiamo dentro un sistema che ha e che deve avere delle attenzioni più generali, perché noi di fatto siamo in un paese che spende 517 miliardi all'anno tra previdenza, sanità e assistenza sociale, quindi metà della spesa sociale, un terzo del PIL, che sono voci molto importanti, e molto spesso il welfare contrattuale va in questa direzione, cioè soddisfa dei bisogni che sono legati alla sanità, che sono legati all'assistenza, al bisogno di cura delle persone, ma anche la previdenza complementare. E quindi questo aspetto di ricordarci, diciamo, che c'è un mondo piccolo, che è quello dell'azienda, ma che anche c'è un mondo più grande, che è quello della comunità, e che le ricchezze che si producono dentro le imprese devono andare a beneficio anche di questo sistema di protezione sociale che, come la democrazia ci caratterizza, è un aspetto molto importante. È chiaro che il legislatore ha fatto molto in questi anni per incentivare le imprese, e laddove c'è la contrattazione collettiva, ad andare in questa direzione. Però è stato anche molto importante che il legislatore ha cominciato a riconoscere dei vantaggi anche alle imprese che fanno questo tipo di scelta in autonomia, perché, come dico spesso, ecco, quando mi si interroga un po' su questi temi, non è buono solo quello che produce la contrattazione, ma è buono anche quello che per l'iniziativa spontanea delle imprese viene posto in essere per dimostrare tangibilmente un'attenzione alle persone e quindi anche alla creazione, come si diceva, di un contesto più accogliente in cui le persone sentano di poter rispondere ai propri bisogni, si sentano in qualche modo considerate, visto che poi oggi noi dedichiamo moltissima attenzione a trovare le persone, si fa fatica, non sempre le si incontrano, e poi anche a trattenerle. Il welfare è sicuramente uno strumento che aiuta molto a creare questo senso di appartenenza, questo senso di comunità. Chiaro questo concetto, che mi dà la possibilità di andare dal prossimo ospite, quindi da Barbieri, perché prima si parlava giustamente di un meccanismo, se vogliamo, di premialità nei confronti di chi decide autonomamente di essere promotore di welfare aziendale. Immagino ci saranno anche dei costi da affrontare. Per capire un po' di più dal punto di vista tecnico come si procede, quali sono le criticità, ma soprattutto le agevolazioni in questo senso, passo la parola a Barbieri, che ci parla anche di una piattaforma, quella che lui rappresenta, che ha delle funzioni specifiche. A lei. Sì, grazie. Allora, il cambiamento grosso è intervenuto quando, con la legge di bilancio del 2015, il legislatore ha voluto creare un incentivo forte per stimolare la diffusione del welfare aziendale in Italia. Questo incentivo forte, come spesso succede nel momento in cui si passano delle attività dallo Stato alle aziende, è stato rappresentato da un incentivo in termini di detassazione e di decontribuzione. Quindi l'iniziativa di welfare, sia questa frutto della contrattazione con un accordo di secondo livello, sia originata dalla contrattazione primaria, o in ultima analisi anche la più diffusa, basata su un regolamento aziendale di tipo unilaterale, cioè predisposto direttamente dall'azienda, godono di questo regime particolarmente favorevole, che consente di evitare completamente i contributi lato azienda, lato dipendenti, e la tassazione lato dipendenti, pur mantenendo la piena deducibilità dei costi lato azienda. Quindi è come se improvvisamente, in una situazione di confronto rispetto alla retribuzione monetaria, ci trovassimo ad avere un abbattimento a zero di quello che viene chiamato comunemente il cuneo contributivo e fiscale, e invece che avere un differenziale tra il costo del personale per l'azienda e il netto in busta paga,
i valori fossero identici. Per fare un esempio numerico, nel momento in cui si dovessero erogare in forma monetaria 1.000 euro ai collaboratori, sappiamo che il costo per l'azienda, incluso la parte contributiva a suo carico, arriva sui 1.340 e il netto dei dipendenti al netto dei contributi e delle tasse, che poi vabbè, bisogna vedere l'aliquota marginale di riferimento a secondo dello scaglione di appartenenza, comunque mediamente si arriva a un 600 euro netti. Quindi vuol dire un differenziale di cuneo contributivo fiscale che invece con il welfare si azzera completamente, 1.000 euro diventano il costo per l'azienda, 1.000 euro diventa il valore lordo ai fini del cedolino e 1.000 euro diventa il netto fruibile. Qui mi aggancio al secondo punto che mi è stato chiesto, cioè fruibile come? Allora, la modalità di utilizzo potrebbe anche essere gestita direttamente all'interno dell'azienda, che si fa carico di provvedere lei ad erogare rimborsi delle categorie previste dal legislatore, di spesa, piuttosto che mettere a disposizione una serie di servizi. Però l'ampiezza dei fabbisogni dei dipendenti e dei loro familiari è tale per cui ha preso piede una modalità di gestione di tipo outsourcing, dove provider come Welfare4U creano delle piattaforme che sono degli hub, degli aggregatori di beni e di servizi che permettono al dipendente di poter avere una più ampia scelta possibile tra tutte le tematiche di utilizzo previste dal legislatore. E qui, per citarne solo alcune, il legislatore prevede che il conto welfare possa essere speso tramite richieste di rimborso per spese di educazione e di istruzione, per cure di familiari anziani e non autosufficienti, per spese di trasporto, per affitti, per interessi su mutui, per utenze domestiche, oppure per degli acquisti legati a servizi che riguardano il tempo libero, l'intrattenimento o versati alla previdenza complementare. Quindi le scelte sono molto ampie e devo dire col passare del tempo non c'è un congelamento delle alternative, ma anzi si tende ad aggiungerne di nuove, e quindi un segnale positivo anche per incentivare lo sviluppo ulteriore del welfare a livello aziendale. Bene, tutto questo che abbiamo ascoltato dal nostro ospite ha un riscontro proprio concreto in una realtà come WURT, e adesso passiamo la parola alla nostra ospite per capire esattamente come si traduce tutto ciò all'atto pratico in una realtà così articolata e così importante, e tanto da avere avuto un riconoscimento importantissimo nel 2024. Ce ne parla adesso Simonato. Prego. Sì, buonasera innanzitutto. Diciamo che l'impegno di WURT Italia è stato importante, e sicuramente nel porci ovviamente come leader di riferimento per il nostro mercato, quindi per i nostri clienti, e quindi siamo in Italia a livello internazionale azienda leader nei sistemi appunto di consumo e di fissaggio dal piccolo artigiano fino alle grandi aziende. E stiamo attraversando ovviamente un momento anche molto importante, direi anche molto strategico, di una trasformazione culturale oltre che digitale, che ci pone nel mercato non solo come fornitore di prodotti, ma anche proprio come fornitore di servizi. E questo ci impone ovviamente anche una ricostruzione di quelli che sono poi i nostri valori, definendoci anche una nuova purpose, e quindi un senso anche che diamo a tutte le nostre persone che poi accompagniamo in questa mission. E quindi il tema è proprio quello del coraggio, che si esprime nella nostra Dare to Build Different, quindi nell'osare e costruire qualcosa di diverso. E questo cammino di trasformazione ci ha portato, direi ormai per il terzo anno consecutivo, ad avere un grande riconoscimento per tutti i nostri collaboratori di WURT Italia, che è l'essere diventati top employers quest'anno per appunto il 2024, che è un segnale concreto di un impegno che in realtà è partito diversi anni fa,
e che vuole dare proprio come centralità dell'azienda alle proprie persone, creando un contesto dove le persone si possano ritrovare, dove le persone si possano riconoscere innanzitutto nei valori, possano avere un contesto dove stare bene, dove appunto il benessere organizzativo e individuale diventano centrali nel permettere alle persone non solo appunto di performare, ma di stare bene nel contesto ed essere messe nelle condizioni di potersi esprimere. E questo significa ovviamente porci di fronte a un mercato con le nostre 4.000 persone che danno sicuramente un servizio al cliente, ma dando appunto anche un valore importante consulenziale attraverso il nostro modello di business omnicanale, che affianca alla nostra rete di consulenti, venditori, tecnico-commerciali, anche la possibilità di appoggiarsi alla rete dei negozi e tutto quello che è il mondo dei sistemi digitali attraverso le soluzioni online o di procurement o che customizziamo di fronte ai nostri clienti. Ecco perché l'esigenza di ricostruire un po' la nostra azienda dallo stare bene a ritrovarsi non solo come competenze ma anche come valori. Abbiamo visto dalle immagini che erano molto esaustive, quindi che raccontavano esattamente tutto quello che lei ci ha spiegato, ci ha narrato e che effettivamente ha contribuito a far sì che poteste fregiarvi proprio di questo così prestigioso riconoscimento. Detto questo, passo adesso la parola ad Albini per tentare di capire se c'è una differenza tra il concetto di welfare nel nostro paese rispetto a quanto accade nel resto del mondo e più esattamente a che punto è lo stato del welfare in Italia. Ma diciamo che come prima considerazione un sistema di welfare state generoso come quello italiano non è facile trovarlo in giro per il pianeta. Come dicevo prima, è chiaro che così come per il capitalismo ci sono diversi modelli, anche per i sistemi di welfare ci sono diversi modelli, però il nostro è un sistema, diciamo che sui bisogni essenziali, che sono quello dell'assistenza, della previdenza e della sanità, è uno dei welfare più generosi, ecco, perché metà della spesa pubblica di un anno se ne va per coprire questo fabbisogno, che sono i fabbisogni fondamentali, ed è un terzo della ricchezza che produce il paese in un anno. Quello che in qualche modo adesso va seguito con attenzione è l'adattamento di questo sistema al nuovo, alle trasformazioni che avanzano, perché il nostro sistema di welfare è stato progettato quando l'economia era essenzialmente manifatturiera, quando i numeri della manifattura erano molto importanti, quando la demografia era di segno diametralmente opposto a quella di oggi e quando il paese cresceva nell'epoca del boom economico. Adesso siamo in una fase di grande transizione, ci sono queste transizioni green, ci sono le transizioni legate al digitale che ci devono interrogare, no? Interrogare su come cambierà la nostra economia, come cambierà il rapporto fra la manifattura e i servizi, quale sarà, diciamo, la composizione del lavoro dedicata al fattore umano, e quindi in qualche modo dovremo ricalibrare il nostro sistema di welfare. Perché dovremmo ricalibrarlo? Perché il sistema di welfare oggi è ampiamente debitore della fiscalità generale, no? I sistemi di welfare che coprono naturalmente anche le assicurazioni sociali sono in parte coperti dalle contribuzioni che le imprese e i lavoratori versano, ma in parte sono coperti dalla fiscalità generale, no? Pensate che, diciamo, grosso modo il 40% del bilancio dell'INPS, quindi quello che riguarda il pagamento delle pensioni ma anche i trattamenti di malattia piuttosto che la cassa integrazione, è coperto dalla fiscalità generale. Quindi
C'è un tema che è più complessivo, no? Per sostenere questi sistemi di welfare bisogna avere un sistema di finanziamento adeguato, quindi bisogna innanzitutto fare mente locale a questo piccolo dettaglio, che se non hai sviluppo, se non hai crescita, se non hai occupazione, se non hai lavoro, se non hai imprese, quindi un paese senza una politica industriale si condanna a non avere anche quelle ricchezze che servono poi per costruire un sistema di welfare. Noi purtroppo non abbiamo il petrolio, non abbiamo altre risorse naturali, siamo un paese che ha una spina dorsale manifatturiera, e questa spina dorsale, che fino adesso ha prodotto quelle ricchezze che ci fanno uno dei paesi del G7, quindi uno dei paesi più industrializzati, più forti, più economicamente importanti del globo, deve poter però mantenere anche questo suo connotato, e deve farlo ridisegnando sia il sistema della fiscalità generale, perché voglio ricordare che sui 41 milioni di contribuenti italiani ce n'è il 41% che dichiara meno di 15.000 euro lordi. Quindi c'è un problema naturalmente di fiscalità generale e anche di adeguamento delle contribuzioni, perché oggi larga parte dell'onere del costo di questo sistema pesa sulla manifattura, e ci sono quindi rapporti anche fra settori dell'economia che sono fortemente squilibrati, no? Quindi ci sono settori che non riescono a contribuire per generare quelle risorse che poi servono per pagare le pensioni agli artigiani, ai commercianti, e quindi si deve attingere poi alla fiscalità generale o a quei settori dove le contribuzioni sono più ricche. Quindi oggi io vedo questo grande problema, cioè è un elemento di cui non possiamo prescindere, perché è un elemento identitario come la democrazia. Per preservarlo servono due cose, ecco: una politica industriale, una politica economica, prima; secondo, un ridisegno di equità sia sulla fiscalità che sulle contribuzioni obbligatorie. Grazie Barbieri, un'ottima sottolineatura. Con questa considerazione vado da Albini a Barbieri, perché abbiamo visto un esempio di un'azienda molto strutturata, quindi potrebbe essere questo esempio anche in qualche modo a torto un po' scoraggiante per una PMI. È realmente così, Barbieri? Come una PMI può pensare di ipotizzare un piano di welfare che ambisca appunto ad essere una garanzia per tutti i lavoratori e che possa essere anche abbordabile? A lei. Sì, la domanda è molto interessante, perché in effetti esiste questa remora da parte di aziende piccole nel credere a torto che ci possa essere un problema nell'implementazione per loro di un piano di welfare legato alle condizioni dimensionali. In realtà non è assolutamente questo il caso, perché dipende anzitutto se c'è già un welfare previsto nella contrattazione primaria, ma se anche non dovesse esserci e quindi l'azienda volesse in maniera autonoma implementare un piano di welfare, il legislatore ha posto le condizioni per poterlo fare in maniera molto semplificata e molto facile tramite un regolamento aziendale. E il punto importante che va sottolineato è che non si deve pensare di poter avere delle soluzioni copia e incolla che sono adattabili e valide per tutte le aziende, perché ogni realtà è differente, e quindi l'importanza anche di un dialogo con il provider welfare che sottolinea quelle che sono le pratiche più virtuose che sono state implementate in altri contesti è sicuramente un aiuto prezioso per poter realizzare quello che appunto noi definiamo una soluzione su misura, una soluzione tailor made che abbraccia effettivamente le esigenze dei dipendenti e dei loro familiari, e quindi vengono a rafforzarsi quello che veniva citato anche prima dal dottor Albini, cioè i punti di fidelizzazione tra dipendenti e azienda, e si crea effettivamente un impatto positivo non solo
economico, come citavo prima, grazie al risparmio contributivo fiscale, ma anche proprio in termini di clima aziendale. Per questo motivo, normalmente, oltre allo studio preliminare, si coinvolgono i dipendenti tramite dei sondaggi sociodemografici, perché proprio grazie al sondaggio si riesce a capire quali sono le loro esigenze e le loro aspettative, e ne si può quindi in maniera costruttiva tenere conto nel disegno dei servizi che sono poi previsti all'interno della piattaforma che verrà messa a loro disposizione. Grazie mille Barbieri, adesso andiamo da Simonato per approfondire meglio in questi tre ultimi minuti quali sono gli aspetti del piano di welfare di WURT che più vengono apprezzati dai lavoratori e come funziona questo ecosistema lavorativo virtuoso. A lei. Sì, allora innanzitutto per creare questo nuovo piano di people care, ecco, noi lo chiamiamo perché ci piace prenderci proprio cura delle persone a 360 gradi, siamo proprio partiti da quello che il dottor Barbieri menzionava, quindi da un piano di ascolto e di rilevazione da parte delle nostre persone di quello che erano le esigenze, il percepito e anche un'analisi appunto demografica, in modo tale da costruire un piano veramente a misura della persona e che fosse effettivamente poi costruito e non solo percepito secondo i bisogni di quella che in questo momento è lo spaccato appunto della nostra popolazione aziendale, che è molto eterogenea, avendo un'azienda con una seniority molto elevata, un tasso di fedeltà molto elevato, ma al tempo stesso stiamo crescendo molto e quindi stiamo investendo molto anche nell'inserimento di nuove risorse, quindi ci troviamo anche con diverse generazioni, il significa quindi con tantissime diverse necessità in funzione proprio delle specificità individuali. E cosa abbiamo capito dal piano di ascolto che ci ha portato poi anche a inserire dei punti cardine nel piano People Care? Innanzitutto una grande importanza di quella che è una flessibilità e conciliazione della vita lavorativa e della vita personale, e quindi da qua sicuramente una logica di flessibilità lavorativa che ci ha portato a togliere la timbratura come certificazione dell'orario di lavoro, a inserire la logica di smart working proprio per responsabilizzare le persone sul raggiungimento degli obiettivi a fronte di una maggiore autonomia nel definire luoghi e spazi di lavoro, no? E ma al tempo stesso anche abbiamo investito molto nel mantenere tutte le nostre persone poi, come si suol dire, employable, quindi dando la possibilità a tutti, indipendentemente dall'esperienza acquisita in azienda e oltre, di essere in linea con quelle che sono le competenze che oggi non solo cerchiamo in WURT, ma in generale il mercato del lavoro richiede, quindi competenze digitali ad esempio. E quindi un secondo punto fondamentale della nostra, insomma, manifesto HR Evolution, della nostra strategia delle risorse umane, è proprio quella legata a un digital upskilling che permette di mappare le competenze che abbiamo e un piano di accompagnamento formativo con i nostri ambassador che permette di accelerare l'acquisizione delle nuove competenze. E abbiamo visto appunto il tema del coraggio dell'innovazione e quindi anche avere non solo eventi aziendali di engagement ma anche legati all'innovazione con dei contest che possono permettere a ognuno poi di poter contribuire con le proprie idee, con le proprie proposte, e quindi avere un circolo virtuoso che si alimenta. A breve ci saranno nuove iniziative molto collegate al well-being, ecco il tema di genitorialità, che nei prossimi mesi avranno anche un ruolo centrale nella strategia People Care di WURT Italia. Ancora complimenti per questa capacità di aver ascoltato e tradotto poi in azioni concrete a favore dei lavoratori. Quindi con quest'ultimo esempio siamo giunti al termine della nostra trasmissione e non posso che ringraziare gli ospiti che ci hanno aiutato a fare una disamina di questo tema che sottolineo spesso molto trascurato e che poi abbiamo visto che ha dei risvolti concreti e per le aziende e per la comunità, non solo per i lavoratori. Quindi vado a ringraziare Pierangelo Albini, grazie. Grazie a voi, buona serata. Ancora Paolo Barbieri. Grazie, buona serata. Lucia Simonato, grazie. Grazie a voi, buona serata. Per la regia ringrazio Francesco Berardinelli, ringraziamenti a voi telespettatori per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.